Era stato presentato come lezione magistrale l'incontro con Stefano Bisi, Gran Maestro del GOI, ovvero Grand Oriente d'Italia, una delle più note istituzioni massoniche nazionali. Ed invece si è trattato di un incontro organizzato tra giornalisti invitati espressamente per porre domande ai due vertici delle istituzioni massoniche italiane. Oltre a Stefano Bisi era infatti pure presente Luigi Milazzi, past sovrano del rito scozzese antico ed accettato, che dopo una mattinata trascorsa all'Unical, alla presenza di studenti del professor Giancarlo Costabile, docente di storia della democrazia all'Università della Calabria, si sono spostati in un noto hotel di Rende per rendere più alla portata dell'informazione giornalistica la conoscenza massonica, nel tentativo di superare i luoghi comuni che spesso l'accompagnano. La giornata informativa è stata organizzata dal Movimento Giornalisti d'Azione e dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Unical. È difficile entrare e comprendere i termini, le parole, le definizioni. Questo incontro è servito a questo, provare a comprendersi, a spiegare che cos'è la massoneria, sperando che ci si avvicini alla massoneria senza pregiudizi. Noi stiamo cercando di prendere in esame i diversi ambiti della società di cui il giornalista evidentemente si occupa quasi quotidianamente nei suoi articoli, per spiegare ai giornalisti il lessico più appropriato per dare informazioni più reali, più aderenti alla realtà, e quindi il giornalista con i suoi articoli diventare anche più autorevole. Fiorenza Gonzales per la CNews 24.